Da domani a Rione Sanità partirà un'iniziativa e si tratta del tampone sospeso. Vediamolo nel nostro servizio. Stiamo allestendo lo spazio, preparando un percorso in modo che le persone che entrano, poi quelle che escono, non passano dallo stesso corridoio. La Basilica di San Severo sarà il laboratorio, la navata, la sala d'aspetto. Giada, Angelo e tutti gli altri volontari sistemano gli ultimi dettagli. Domani partirà da qui il primo tampone sospeso, a Napoli, nel Rione Sanità. È un quartiere particolare perché i nuclei familiari spesso sono molto numerosi in case ristrette, quindi c'è un pericolo di contagio maggiore. La farmacia ha donato 2.000 tamponi rapidi, qui lo faranno al prezzo calmierato di 18 euro. Chi vuole potrà lasciarne uno pagato, destinato a chi non ha neanche quel poco da spendere. Ci sono persone che hanno chiamato, che in famiglia sono 4 o 5 di loro, anche padri di famiglia che lavorano saltuariamente e hanno voluto donare. Lei ha prima fatto 3 tamponi, giusto? Il telefono per le prenotazioni squilla di continuo, c'è anche chi chiama da Roma, ma la priorità sono loro, gli ultimi tra gli ultimi, i senza tetto del Rione, i primi tamponi donati stamattina sono stati per loro. A Palazzo Chigi ora per il Consiglio dei Ministri, sul tavolo del Governo la legge di bilancio che in settimana approderà in commissione alla Camera.